L'esperienza del treno della memoria inizia alla fine del 2005, quando venimmo contattati da ACMOS Terra del Fuoco per questa esperienza che i ragazzi avevano già fatto, una parte dei ragazzi di Torino e alcuni ragazzi della provincia di Lecce avevano fatto all'inizio del 2005. Il progetto ci piacque subito e non era una semplice visita ai campi di concentramento di Auschwitz e di Birkenau, ma dietro nascondeva un grosso progetto educativo di cittadinanza. E quindi ci sembrò importante dare spazio ai giovani di Alpignano per questa avventura, se vogliamo metterla così. Si partì agli inizi di gennaio, proprio nella concomitanza del 27 gennaio, quindi proprio nei giorni della memoria, e a quel viaggio parteciparono anche alcuni amministratori locali. Fu un viaggio sicuramente molto particolare, molto disagevole perché le Ferrovie dello Stato in quell'occasione ci regalarono un treno che aveva l'impianto di riscaldamento non funzionante e quindi ci attraversammo buona parte dei paesi europei che in quel periodo avevano una temperatura media di 20 gradi sotto lo zero in un treno completamente gelato. Partimmo comunque con uno spirito goliardico, da gita scolastica, si era in tanti, su 1200 ragazzi forse c'erano sì o no 20 adulti, però lo spirito era proprio quello del viaggio, dell'avventura. Tornammo sicuramente come persone completamente diverse. Quello che a me è rimasto di quel viaggio è questa notte indimenticabile del viaggio di ritorno, dove eravamo più o meno un via, il viaggio dura sulle 24 ore, dove passammo tutta la notte a parlare, a discutere con i ragazzi di quello che avevano visto. Abbiamo voluto lasciare traccia di quello che è stato fatto, ma non per noi, ma per le generazioni future. Noi siamo ancora una generazione che ha in qualche modo la fortuna, se vogliamo chiamarla tale, di avere le testimonianze dirette. Ci sono ancora tante persone che possono raccontare che cosa hanno vissuto. E ci sembra giusto e minimamente doveroso nei loro confronti ascoltare sicuramente le loro voci, ma soprattutto lasciare traccia anche per le future generazioni. Questo video nasce da un'idea partorita dal Comitato per i Valori della Resistenza. Parlando, chiacchierando all'interno del Comitato, è venuta fuori l'idea che era importante lasciare traccia del lavoro che si sta facendo, soprattutto perché si cominciano purtroppo a defilare sempre di più le presenze di coloro che sono stati testimoni diretti. E nello stesso momento questo video vede la collaborazione di persone completamente diverse. Si voleva mettere insieme i ragazzi dell'Informa Giovani e quindi i ragazzi che fanno l'esperienza del treno della memoria con Terra del Fuoco e con ACMOS, che fanno un'esperienza forte, sicuramente toccante, un'esperienza che ha una formazione alle spalle e che comunque vuole portare a degli obiettivi ben precisi, che è quella della cittadinanza attiva.
Dall'altra parte abbiamo messo insieme anche l'esperienza fatta dai nostri anziani dell'Hauser, perché ci sembrava importante anche quel genere di esperienza, di persone che in qualche modo ne hanno sentito parlare dai diretti testimoni e che in qualche caso sono proprio stati testimoni stessi dell'orrore. Molte volte abbiamo avuto genitori che hanno vissuto una parte di quell'esperienza, ma che poi non ne hanno più voluto parlare. E abbiamo la fortuna di avere invece ancora persone che quell'esperienza se la sono vissuta sulla propria pelle e che invece ne hanno parlato e che continuano a testimoniare. D'altra parte abbiamo dei ragazzi che invece vogliono conoscere che cosa è accaduto e vogliono testimoniare poi attraverso la loro attività che cosa hanno imparato e capito da quella esperienza. Eravamo in tanti, ma eravamo tutti molto scossi, proprio a livello interiore, che tu pensi e dici: ma perché? Ma è possibile? E poi dici: sì, è possibile, perché è possibile. Ed è brutto. È stata una bruttissima sensazione proprio. Allora, se noi riuscissimo a proprio non dimenticarlo, ma pensarlo, secondo me, nel senso giusto di come è successo, dei perché, se ci sono dei perché, perché poi bisogna vedere, è proprio assolutamente, non si può dimenticare, non si deve, non si può. E di fatto questo qua siamo andati 2 anni fa in Polonia. Siamo stati lì a Auschwitz, poi a Birkenau, lì, e loro hanno riconosciuto tutto, ci ho spiegato com'era quella ferrovia, dove erano stati tradotta, quei bambini, quelle donne, ma non, adesso è tutto cambiato. Però io ho comprato il libro e come allora, che c'è proprio quando sono passato io del 43. Passato Mauthausen, che sono andati quest'anno, ci ho detto: andate lì, quando siete nella camera a gas, io sono passato, guardate quel punto lì, io ero così. Su a Lipsia il primo bombardamento, poi ho continuato a Hannover e su, sono andato fino a Wietzendorf e Fallingbostel, sono due campi, adesso a dire qual è cosa è. E lì purtroppo è stato un disastro perché c'erano 3 baracche, si dormiva per terra, non c'era niente, pieno così. Si mangiava una volta al giorno, magari a mezzogiorno, 3 al pomeriggio, un altro giorno lì. E sono diventato che non stavo più in piedi, al mattino non ti alzavi più. Si spaccavano la testa con le gavette per andare a leccare la fame, non c'era niente. E lì, in quelle baracche lì, c'era pieno. Io dormivo allora la sera, ti mettevi giù, toglievi le scarpe, te le mettevi sotto la testa che non te le fregasse. E poi prendevi le fasce e te legavi i piedi. E
e senza niente, un freddo da morire. Io ho fatto di tutti i mestieri da giovane, battevo la mazza, facevo nomine. Mi hanno mandato a lavorare in fonderia e non riuscivo più col martello a battere sul cappello, sempre avevo delle dita così. Avevo 12 foruncoli. Poi le umiliazioni, la solitudine, il freddo, le botte e compagnia bella, e si tirava avanti. Quel mattino lì, alle 6, arrivano dove si lavorava, mancava uno. Allora hanno telefonato giù, arriva quello della SS lì e mi vede là coricato. Ha cominciato a prendere la pala, quelle pale come i macchinisti che prendono il carbone. E ha cominciato a menarmi destra e sinistra, ogni colpo sulla testa e mi buttava, è vero che sono sordo, mi buttava di qui a lì. Poi mi ha preso e mi ha portato nella sua garitta. E siamo stati lì e lui telefona e io ci ho detto, ma io sono malato, non l'avessi mai detto. Allora dice, te capisci il tedesco? Invece gli ho detto quella parola lì, malato. Ha preso il fucile, ha puntato lì, e gridava più non posso, dice, beh spara via, buonanotte, spara. Niente, allora ha telefonato, è malato, allora si è girato, ha aperto la porta, mi ha dato un calcio con quegli stivali che ce l'ho ancora qua, mi ha buttato fuori nel cortile, nudo. Quanta strada bisogna ancora fare prima ad considerare tutte le razze uguali? Ah, le razze uguali. Noi abbiamo il nostro motto mai più reticolato nel mondo. Noi non possiamo, purtroppo. Purtroppo guardiamo anche tutto questo stato che ci prendiamo, anche diciamo, parliamo degli ebrei, tutto quello che c'è stato. Adesso sono 50 anni o 60. Sono sempre in mano tra di loro, è mica facile, non è facile quella parola, perché se guardiamo in giro c'è più guerra che pace. Abbiamo fatto Auschwitz, mi pare, due anni fa, mentre poi successivamente abbiamo fatto Mauthausen e campi circostanti. Allora, il motivo che ci ha portato a questa determinazione è semplice. Si è sempre parlato dei giovani che li portano a visitare questi campi. A un certo momento è giusto, certo, portare i giovani, però ci siamo chiesti perché non fare un viaggio dedicato anche agli anziani. Agli anziani, molti dei quali non solo sono stati in questi posti, ma hanno vissuto il periodo in cui questi eventi sono realmente avvenuti. Durante la visita ai campi di concentramento, una persona che non è stata deportata ma che lo visita come tutti noi giovani che possiamo andare a visitarlo, quali sono le emozioni che si provano? Prima di tutto io consiglio sempre di avere una preparazione di base, cioè sapere realmente che cosa si va a vedere, perché è inutile andare lì così come se tu andassi a vedere uno spettacolo cinematografico o una rivista, lascia un po' il tempo che trova. Se invece uno sa esattamente che si aspetta già di vedere un qualcosa che ti ricorda effettivamente un periodo storico, e questo, ecco, per conto mio è il compito e il messaggio che noi dobbiamo dare. Cioè dobbiamo ricordare e soprattutto far ricordare che questi episodi sono realmente avvenuti, basta andare lì, basta vederli, quindi si tocca con mano proprio quello che è realmente capitato e realmente accaduto. E quindi trasmettere ai giovani, a voi giovani in particolare, ai vostri figli, ai vostri nipoti quando li avrete, che questi eventi sono
e realmente accaduti, e si spera lottare e combattere perché fare il possibile perché non riaccadano più. E ho partecipato alla visita al campo di concentramento di Auschwitz e Auschwitz II-Birkenau lo scorso gennaio insieme a Terra del Fuoco, che è una cooperativa di Torino che si occupa di lotta alle mafie e cittadinanza attiva. Sono venuto a conoscenza di questo progetto grazie a delle lettere che il comune di Alpignano ha inviato ai diciottenni del territorio, invitandoli appunto a partecipare a questo progetto come viaggio di visita ai campi di concentramento della durata di 6 giorni. Secondo me è molto importante non dimenticare la storia e tutti gli eventi buoni e meno buoni che sono accaduti durante i secoli, più o meno recenti, perché studiando la storia anche nelle nostre scuole sono riuscito proprio a capire che l'uomo non impara mai dagli errori fatti. Quindi dimenticare può già essere un primo passo per evitare poi di ricadere in quegli stessi errori, che poi molte volte inevitabilmente tendono a riaccadere. Sono Federica, ho 18 anni, sono di Alpignano e ho deciso appunto di partecipare a questo viaggio, a questa esperienza con alcune amiche, inizialmente per curiosità e anche per affrontare un viaggio all'estero con un forte bagaglio culturale, storico e morale. Mi potresti dire quali emozioni hai provato facendo questa esperienza? Allora, innanzitutto siamo stati preparati alla visita ai campi di concentramento, non siamo stati catapultati in questa situazione quasi irreale. Quando ci siamo trovati lì, personalmente ho provato delle emozioni molto forti e ho provato a immedesimarmi nelle persone che venivano deportate in questi luoghi. E quello che mi ha colpito soprattutto è stata l'estrema razionalità con cui appaiono questi campi, con cui penso fossero stati costruiti. Soprattutto Auschwitz mi ha dato l'impressione che fosse una cittadina di case delle bambole. È stato molto forte questa sensazione. Soprattutto quando abbiamo visto in alcune sale la quantità di capelli di alcuni deportati, è stata una sensazione indescrivibile, veramente forte e ripugnante nei confronti di chi aveva fatto queste cose veramente brutte. L'emozione più forte è quella che riguarda l'impotenza. Il fatto di trovarsi di fronte a uno shock così grande, anche se non è vissuto sotto i propri occhi, ma si sa per la storia o si è studiato, il vedere le rovine di ciò che è successo e non di ciò che alcuni dicono che è stato inventato, crea un senso di impotenza che provoca rabbia. Provoca rabbia e si capisce che ci sono delle menti non distorte, ma troppo razionali che hanno provocato tutto questo. Quindi direi che è la frustrazione, il sentimento più presente. Per tutta la durata del processo Eichmann, il pubblico ministero Hausner
domandò sempre a ciascuno dei 100 testimoni. Qualcuno vi aiutò? E anche: perché non vi ribellaste? Le risposte furono sempre uguali: paura, isolamento, rassegnazione, indifferenza. Ma un giorno, quasi casualmente, un testimone rievocò il nome di Anton Schmitz, un anonimo sergente della Wehrmacht, che in Polonia si era imbattuto in partigiani ebrei e li aveva aiutati, fornendo loro documenti falsi e camion militari. Nell'aula del tribunale tutti smisero di parlare, come se il pubblico avesse spontaneamente deciso di osservare i tradizionali 2 minuti di silenzio in memoria dell'uomo che si chiamava Anton Schmitz. E in quei 2 minuti, che furono come un improvviso raggio di luce in mezzo ad una fitta, impenetrabile nebbia, un pensiero affiorò alle menti, chiaro, irrefutabile, indiscutibile. Come tutto oggi sarebbe stato diverso in quell'aula di Israele, in Germania, in tutta l'Europa e forse in tutti i paesi del mondo se ci fossero stati più episodi del genere da raccontare. Ricordare e non dimenticare è importantissimo per non commettere gli stessi errori che si sono fatti in passato. Grazie alla storia noi possiamo capire e possiamo migliorarci. Possiamo passare ad essere persone migliori, a evitare di essere delle bestie come si è stati in quegli anni. Il treno è una parte fondamentale. Per il fatto che si partiva dallo stesso binario dal quale partivano gli ebrei, oppure tutti i deportati. È un'esperienza che segna, in quanto ci si può veramente rendere conto di quello che voleva dire passare delle giornate intere in treno dall'Italia fino ad Auschwitz. Voleva dire condividere tutto con i propri compagni di viaggio, diciamo. Noi abbiamo viaggiato nella comodità, viaggiavamo dentro delle cabine, su dei letti, avevamo dei bagni, tutte queste cose non c'erano, però il senso di comunità rimane. Beh, il comitato comunale per la resistenza e per la Costituzione è stato fondato espressamente perché nelle democrazie bisogna che non solo sia scritto sulla carta quanto sono le regole, ma è importante che queste regole vengano rispettate e trasmesse anche per via, diciamo, diretta e indiretta. Quindi noi siamo propensi a portare avanti questo discorso e possibilmente ampliarlo nella società. Ma secondo lei, per promuovere l'educazione civica sul territorio, in questo caso a Pignano, quanto è importante coinvolgere la collettività? Come esempio possono essere scuole, famiglie o associazioni varie. Ma direi che è fondamentale questo, perché solo attraverso questi elementi sociali come la scuola, sì, quindi fondamentali, in cui logicamente si prende contatto sin da giovanissima età, e dovrebbe essere già questo fatto precedentemente dai genitori ancora prima di andare a scuola, cioè avere, preparare a questa coscienza. Ma è importantissimo perché sin dalla giovane età la storia, quindi gli elementi che hanno portato alla Costituzione, quindi la storia dovrebbe essere, come dire, un pane quotidiano, in maniera da poter creare dei cittadini responsabili almeno per quanto riguarda il passato e quindi proiettarsi nel futuro. Nell'aprile del 2008 ho avuto questa occasione e sono contento di aver provato questa esperienza. Bisogna specificare che Auschwitz ce ne sono due, veramente sono tre, perché il sottocampo si chiama Monowitz, mi sembra. Noi abbiamo visitato Auschwitz 1 e Auschwitz Birkenau 2. Auschwitz 1, quella famosa scritta che non mi ricordo come in tedesco, comunque il lavoro rende liberi. Tant'è che io personalmente sono un video amatore, no? Con la mia piccola videocamera ho filmato l'entrata del gruppo Hauser
di Alpignano, l'entrata ad Auschwitz 1, dove abbiamo potuto visitare i vari blocchi dove esistono tonnellate di capelli, dove i suppelletti dei deportati, le valigie, come si vede nei film, solo che lì a vederlo dal vivo, ragazzi, la pelle d'oca. Poi ognuno vive le proprie emozioni, c'è chi si emoziona per andare a vedere una partita di calcio, diciamo, io piangevo a vedere dove fucilavano, dove appendevano i condannati, i giustiziati, come li chiamavano loro, io li chiamavo gli assassinati. Bisogna specificare che noi eravamo una trentina, tra cui faceva parte di quel gruppo il mio caro amico Lino Autigna, che lui nel 43, settembre 43, c'era stato lì, ma non come turista come noi, ma come deportato. E vi posso assicurare che io con la mia piccola videocamera, lui non se ne accorgeva, ma io ho filmato e descrivendo quello che diceva lui, perché eravamo vicino a lui quando entrando l'emozione stava per sopraffarlo, quando ha cominciato a dire, io lo dico in italiano, però lui lo diceva in piemontese, guarda là ci sono le donne, ci sono i bambini, adesso stanno andando laggiù c'è la camera a gas, i forni crematori, tant'è che la moglie Mariuccia era preoccupata perché aveva paura che gli succedesse qualche cosa, no? E poi quando si è accorto di me ha cercato di riprendersi, però per me è stato un onore sentire lui e mi avvalgo, sono contento di avere l'amicizia di questo uomo che ha l'età di mio padre oltretutto, no? E noi abbiamo fatto qualcosa come una settantina di chilometri in pullman, che ci ha stupito il fatto che terreno così scialbo, degradato, a parte che piovigginava, faceva anche un freddino, non abbiamo mai visto un animale, sembrava che non solo dove esiste questo luogo di morte, questi luoghi di morte, ci fosse la morte, ma anche tutto attorno sia stato tutto contagiato, veramente sconvolgente, ripeto, sconvolgente. Mi chiamo Guido Carbi e sono nato a Val della Torre il 29 aprile 1926 e ho 84 anni. All'età di 18 anni sono entrato a far parte della resistenza al Colle dell'Is, alla 17ª Brigata Garibaldi. Io ho vissuto tutto il periodo della resistenza in quella montagna, sono andato su nel mese di aprile del 44, sono sceso il 25 aprile del 45, perciò 12-13 mesi circa. La guerra e la successiva resistenza, i partigiani potevano avere tempo per aver paura? Noi la paura ce l'avevamo sempre, continuamente, perché eravamo braccati continuamente dai tedeschi, dai fascisti. La nostra paura non era quella di morire in combattimento, morire fucilati anche. La nostra paura era quella di cadere prigionieri. Di cadere prigionieri, perché se si cadeva prigionieri noi eravamo massacrati o impiccati al primo albero che ci trovavamo in giro. Perciò la paura era continua, anche di notte quando se avevamo la possibilità di riposarsi in qualche momento. Non sempre era così, ma continuamente avevamo la paura di cadere in quella trappola che era essere fatti prigionieri. Sono tutto l'anno su al Colle dell'Is e ricevo continuamente delle scolaresche che vengono da tutte le parti del Piemonte, anche qualcuna anche dall'estero arrivano al Colle dell'Is e io sono sempre là con loro a raccontare quello che è stata la resistenza. Non raccontando le cose particolari, ma raccontando quello che in genere è stata la resistenza. La guerra partigiana è stata una guerra che ci sono stati dei morti e tanti morti.
ma è stata una guerra perché le guerre non si potessero più fare. Cioè noi non abbiamo conquistato né ricchezze e né terre né niente, abbiamo conquistato la libertà di tutto il popolo italiano. Noi eravamo 350 uomini, 148 sono morti, perciò loro queste cose le devono sapere. E io, per me è una, diventa quasi una missione continuare a parlare con i giovani di queste cose. Io non racconto la mia vita perché la mia storia non conta niente. La mia storia, anche se è una storia come tutte le altre, conta soltanto se le mettiamo nel complesso di tutte le storie della Resistenza. Io sono Mariella De Vietro, sono di Alpignano, sono iscritta all'ANPI dal 1996. L'ANPI è l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ed è stata costituita a Roma nel 1944, quando il Nord Italia era ancora occupato dalle truppe nazifasciste. Dopo la liberazione si è esteso a tutto il territorio nazionale. Lo scopo dell'associazione era di riunire tutti coloro che avevano partecipato alla guerra partigiana in Italia e avevano contribuito alla liberazione e alla nascita della democrazia fondata e garantita dalla Costituzione. Grazie al congresso di Chianciano del 2006 all'ANPI possono aderire tutti i cittadini di qualsiasi età che si dichiarino antifascisti e che aderiscano alle finalità dell'associazione. Per quanto riguarda la nostra sezione locale, è composta da 6 paesi: Alpignano, Casellette, Givoletto, San Giglio, La Cassa e Val della Torre, e gli iscritti sono 145 circa. Ho partecipato al gennaio del 2006 al Treno della Memoria come amministratore della giunta Pinzi, come assessore all'urbanistica, alla programmazione territoriale. Il fatto di andare ad Auschwitz, Birkenau era uno dei nostri obiettivi come persone, non solamente come gruppo, che ormai in quel luogo lì, entravi in quel luogo e la dignità dell'uomo, della donna, dei bambini, dei ragazzi, di qualsiasi persona che entrava lì non esisteva più, non c'era più dignità, e quello mi ha colpito. Quindi sarà una memoria indelebile che per me non si cancellerà mai più, rimarrà sempre nella mia testa, e ogni qualvolta che ho occasione ne parlo con gli amici, in famiglia, in modo di fargli capire che cosa ha significato quel periodo brutale per la nostra storia. Veramente è stato un periodo che speriamo non si ripeta mai più. Il mio nome è Valeria Lenta, ho 22 anni e ho partecipato al Treno della Memoria nel gennaio del 2007. Ho partecipato perché credevo fosse importante come esperienza. Ho provato delle emozioni veramente importanti. Abbiamo tentato di rievocare un viaggio provato tantissimo tempo fa. Un viaggio che è durato 24 ore in treno e che non è minimamente paragonabile a quello provato dalle persone del tempo, che duravano settimane. Delle emozioni veramente importanti e una sensazione di responsabilità sulle spalle. Credo che sia un'esperienza importantissima, soprattutto da riproporre ai giovani, che da questa possano imparare
a vivere meglio, a vivere senza troppi pensieri frivoli per la testa e con un po' più di responsabilità nella vita quotidiana. Un ricordo particolare che ho è il freddo pungente che avevamo pur essendo coperti all'estremo. Il pensiero che quelle povere persone avevano solo una casacchina e un pantalone di lino. E un ricordo attivo è il suono del violino di una ragazza che ha suonato mentre noi eravamo praticamente immersi nella neve. Io non saprei dirvi com'è successo che imparai a suonare il violino. Dite che è bello essere musicisti? Ah, è vero. Ma ascoltate la mia storia e dopo, se ne avete ancora voglia, suonerò per voi, signore e signori. Per voi che non avete mai conosciuto la baracca numero 59 del campo di Treblinka, letto 82 in fondo dalla parte della finestra. Per voi che non avete mai litigato per una patata o per una rapa marcia, che non avete mai portato una stella dipinta di giallo sul vostro paltò né un numero marchiato sulla carne viva. Voi che non avete mai avuto la mano schiacciata dai chiodi di uno stivale di capò, né il vostro nome giudeo urlato da cani nazisti. Suonate, suonate qualcosa di allegro, ci invitava sorridente il comandante. E noi suonavamo le ballate di quelle che invitano le ragazze a ballare in cerchio. Per scaldarci i piedi battevamo il tempo con le scarpe senza lacci. Le note musicali sfondavano la nebbia dei mattini plumbei e s'alzavano nell'aria mescolandosi al fumo nero delle ciminiere. Noi suonavamo e gli altri morivano. Dicevano che li portavano a farsi una doccia e il giorno seguente cominciavamo a strimpellare. Ma la voce del violino bussava alla porta di anime ormai vuote, come una pietra che cade senza mai raggiungere il fondo, senza mai rinviare l'eco. Nelle notti stellate, per convincerci che al di là del filo spinato esistevano ancora persone che al mattino si auguravano il buongiorno, attraverso i vetri polverosi della finestra, noi fissavamo per ore ed ore l'oscurità, stupefatti che in cielo ci fosse ancora la luna.